L'amministrazione americana è pronta a schierare fino a 15.000 soldati al confine col Messico rispetto ai 7.000 al momento inviati. Lo ha dichiarato lo stesso Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, dove ha parlato di un muro di persone per fermare l'invasione, arrivando addirittura a ipotizzare la possibilità che i soldati al confine possano sparare contro i migranti che tirano sassi. Dichiarazione poi parzialmente negata sulla parola sparare. La carovana di migranti centroamericani che si dirige verso gli USA è partita a piedi da Juchitán, nello stato messicano di Oaxaca, dopo che è sfumata la possibilità di organizzare il suo viaggio in autobus, mentre il governo honduregno ha dichiarato che poco più di 6.000 migranti sono già tornati nel loro paese.